così, dopo 2 giorni di pensamenti, andò verso le 5 del mattino a casa di Rosa. E appena vide il padre uscire fuori, si spaventò e se ne andò via. Così il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno, il quinto giorno. Al 7° giorno prese coraggio, andò lì alle 5:30 del mattino, che quando Don Tano vide rimase a bocca aperta. Buongiorno Don Tano. Ah, brigadiere Giovanni, buongiorno, buongiorno. A cosa debbo l'onore della sua vista? Niente Don Tano, passavo qui per caso e mi sono detto. Brigadiere, passavo qui per caso? È 7 mattine che la vedo alle 5 del mattino che lei passa qua e poi se ne va via. Ma sta cercando qualcosa? No, normale controllo. Come va, Don Tano? Il lavoro come va? Grazie, brigadiere, grazie a tutti, va tutto bene. La famiglia come sta? Grazie, ringraziando Dio, va tutto bene. Il lavoro? Scusate, brigadiere, ma siete qua a disturbarmi o a chiedere informazioni? No, ma passavo qui per caso. Ecco, se non c'è nulla da dirmi, cortesemente io devo iniziare a lavorare. Sì, effettivamente. Lontano, ha visto il cielo? Oggi mi pare che piove. Brigadiere, siamo in Sicilia, è 2 anni che non piove, proprio oggi dovrebbe piovere. Ah sì, ha ragione. Vabbè, arrivederci, Lontano. Arrivederci, brigadiere. Ah, Lontano, una cosa. Adesso immaginate la scena. Giovannuzzi era alto quasi 1,80 m, Lontano 1,50 m. I ruoli si invertirono. Lontano 2 metri e Giovannuzzi 1,50 m. Le vorrei chiedere una cosa, le vorrei chiedere la mano di sua figlia. Non ho capito, brigadiere, parli più forte. Le vorrei chiedere la mano di sua figlia. Brigadiere, non ho capito, più voce. Le vorrei chiedere la mano di sua figlia. Cosa? A mano di mia figlia? E secondo lei, il primo che passa qua, io gli do la mano di mia figlia? Che lei potrebbe essere anche un delinquente. Ma, sei lontano? E sono un carabiniere. Peggio ancora! È che si vede uno viene così a casa degli altri e chiede la mano alla figlia. Brigadiere, ma lei da dove viene? Da Venezia. Ecco, lei è continentale, certe cose non le sa. In Sicilia si usa. Che mica viene il ragazzo a chiedere la mano della figlia. Vengono i genitori. Perché bisogna capire chi sono i genitori. Se sono persone per bene, se sono persone morali, se sono dei cristiani. No, uno viene così. Ma se lei vuole io faccio venire giù i miei genitori. Guardi, brigadiere, ci devo pensare. Ci vediamo fra 3 giorni, ma non alle 5:30 del mattino, facciamo alle 6. Intanto io ci penso e poi gli do una risposta. Secondo me è una sceneggiata più sceneggiata che non si può, una sceneggiata di tipo tragedia greca, è la puitina in casa. E come funziona? Funziona perché qui il complice, il regista, è il prete. Ora vi spiego perché. Se voi mi date un pochettino di aiuto, voglio provare a rievocare la scena generale. Dobbiamo dire tutti insieme, come fu? Come fu? Come successe? Come successe? Cacciavinne sta disgrazia. Cacciavinne sta disgrazia. Come fu? Come fu? Come successe? Come successe? Cacciavinne sta disgrazia. Cacciavinne sta disgrazia. Avete memorizzato? Ecco, facciamo però al ritmo, perché poi c'è una processione che faremo finta, la dobbiamo farla. Come fu? Come successe? Cacce vinne sta disgrazia. Come fu? Come successe? Cacce vinne sta disgrazia. Ok? Quando faccio il cenno, voi partite. Allora, cosa succede? Verso le 10:30, 11, la mamma di lei, in accordo con la mamma di lui, che quindi partirà 2 minuti dopo, esce fuori di casa e comincia a gridare come una pazza. Aiuto, aiuto! Ma rubare una figlia, ma rubare una figlia! Quindi coinvolgendo tutte le mamme di quel quartiere che escono fuori. Ma come fu? Come fu? Come successe? Cacciavinne sta disgrazia. Quindi tutte le mamme si uniscono, fanno la processione per andare in chiesa gridando come fu, come successe? Un minuto dopo, contemporaneamente, dall'altra parte del paese, a casa della mamma del fidanzato, esce fuori e dice oddio, oddio, mi hanno rubato mio figlio, mi hanno rubato mio figlio! Coinvolge tutte le vicine e là comincia a fare come fu, come successe, cacciavinne sta disgrazia. Poi, i due cortei partono ognuno dai propri quartieri e arrivano nella chiesa principale. Tutta la notte a dire il rosario e chiedere grazia alla santa di turno.